Ciao a tutti, allora mi collego con il telefono di Andrea se riesco a vedere la diretta, così riesco a leggere i vostri commenti perché da là in fondo non ce la faccio e così risolviamo un problema. Perfetto. Ok, eccoci qua. Allora, iniziamo con una bella speranza. Questa maglietta mi sembrava assolutamente azzeccata. E ciao a tutti. Nella speranza, siamo qua in attesa della speranza di ricominciare a viaggiare, ma senz'altro lo faremo, quindi non penso che sia un problema. Però, insomma, intanto speriamo. Ecco, allora, siccome anche questo video andrà in onda, cioè andrà in onda, lo pubblicherò su YouTube, per chi non l'avesse già fatto iscrivetevi al mio canale, mettete like al video, lasciate dei commenti così mi aiutate a far girare di più il canale. Questo per YouTube. Se volete mettere il cuoricino anche qua su Instagram va benissimo. Ok, perfetto. Questa sarà una bella diretta, mi piace un sacco, me la sono tutta scritta come sempre e alla fine vi darò un regalino che spero vi faccia piacere. Quindi, cominciamo. Non so quanti di voi lo sanno, ma io ho creato una guida che si chiama I 10 modi per viaggiare il doppio spendendo la metà. Che cosa c'è in questa guida? Ci sono 10 consigli utili e pratici per viaggiare molto di più, spendendo molto meno. Ovviamente, nel senso, l'ho potuta fare perché ho viaggiato tantissimo, sono tantissimi anni che viaggio e quindi ho imparato sulla mia pelle determinate cose. Allora, voglio farvela il più semplice possibile, però vorrei permettere una cosa. Niente, non lo so che cosa stanno facendo, adesso hanno iniziato a trapanare. Ovviamente i biglietti per... Aspettate che chiudo la finestra perché ci sarà meno luce, ma in questo istante no, hanno iniziato a tosare l'erba, non so cosa stanno facendo. Allora, mi chiedete qua intanto se ho acquistato già dei biglietti per quest'estate. In realtà ancora no. Ma perché ho un lungo giro da fare in Italia, quindi appena si potrà, partirò e farò tutto quel giro che dovevo già fare prima di qua, a cui si sono nel frattempo aggiunte altre tappe, quindi ho già tutto un piano, sì, non ho prenotato voli, diciamo, ma ho tutto un piano organizzato per l'Italia che potrò fare non appena si sbloccherà la situazione, quindi quello senz'altro sì, appena si potrà. Ovviamente ricomincerò subito a viaggiare, ma una delle mie assolutamente priorità e su cui cercherò di non transigere più è di godermi il momento, il viaggio, il posto, le culture, se si parla di estero, godermi quello che sto vivendo in quel momento, perché purtroppo negli ultimi 2 anni ho fatto veramente tanti viaggi che non mi sono goduta appieno e di questo davvero mi dispiaccio. In tutta la freneticità della vita che era prima che succedesse tutto questo caos, si correva, si correva, si correva, 10.000 viaggi, 10.000 posti. Ho sempre cercato di godermeli al massimo, ma non l'ho fatto abbastanza, secondo me, e di questo veramente mi dispiace. Quindi una delle mie priorità sarà godermi al massimo i prossimi viaggi, piuttosto farne uno in meno, ma cercarmi di godermi al massimo quello che sto facendo, soprattutto per un livello proprio di connessione con le persone, con il posto, perché sennò è come se non si vive fino in fondo, almeno secondo me. Quindi questa è una cosa che voglio fare. Questo modo di pensare è dato dalla mindfulness, che è appunto un'ideologia, insomma un modo di vivere che ti fa vivere nel qui e ora. Quindi stai facendo adesso questa cosa, te la vivi fino in fondo e te la godi, perché davvero penso sia essermi resa conto di come può cambiare la vita velocemente in un attimo, dove non abbiamo certezze, questa è la verità, non abbiamo certezze. E avere la possibilità di viaggiare
Io viaggio tanto, però comunque penso che tantissimi di voi abbiano la possibilità di viaggiare e non goderselo al massimo, secondo me è proprio uno spreco. Quindi ecco, niente, volevo fare questa piccola parentesi del vivere davvero fino in fondo, quando potremo ricominciare a farlo. Detto questo, poi magari della mindfulness vi parlerò un giorno, ma quello è un discorso tutto a parte, poi c'è una meditazione, insomma. Un'altra volta. Da dove nasce questa mia guida? Nasce dal mio viaggiare tanto e da tutti i vari problemi che sono nati nei vari viaggi. Quindi, che cosa c'è in questa guida? Ci sono 10 indicazioni ben dettagliate su come organizzarvi per spendere molto meno e oltretutto risolvere alcuni problemi che si creano quando si viaggia, che si vengono a creare quando si viaggia. Dì in poche parole che cosa intendi? Allora vi faccio capire. A me è capitato più volte di viaggiare in business senza, quindi fare un volo in business class senza averla pagata. Voi dite come è fatto a farlo? È semplice se si sa come organizzarsi. Ve lo spiego brevemente. Questa è solo una delle cose che troverete poi nella guida. Se voi avete ad esempio un American Express, che è la carta di credito, quando spendete e pagate con l'American Express, accumulate dei punti. Quindi già qui, se avete un American Express e non avete fatto la raccolta punti, fatela subito. Una volta accumulati questi punti, quindi ad esempio anche state pagando il volo, la pagate con l'American Express. Una volta accumulati i punti, questi punti possono essere trasferiti sul vostro conto, ad esempio Mille Miglia all'Italia, dovrebbe chiamarsi così, quello di Alitalia. Skywards si chiama quello di Emirates. Quindi trasferite i punti sul vostro conto della vostra compagnia con cui dovete volare e a un tot di punti vi fanno l'upgrade gratuito utilizzando quei punti lì. Quindi, per aver speso dei soldi che comunque avreste speso e che comunque state spendendo, con quegli stessi soldi voi potete avere un upgrade gratuito in business class. Quindi sono piccoli trucchetti che magari non si conoscono, ma a parità di prezzo voi avete un servizio completamente diverso. Quegli stessi punti, se preferite, potete utilizzarli per scalare dei soldi. Quindi dice no, io voglio andare a New York in classe economica, va benissimo, quei punti lì ti scaleranno una certa cifra dal biglietto aereo. Quindi, avendo speso dei soldi che avreste speso comunque, state risparmiando e spendendo meno per comprare un volo. Questo è solo uno degli esempi, che spero di aver spiegato chiaramente, di come se si sanno le cose, ci si sa organizzare, si può ottenere molto di più spendendo uguale o spendendo di meno. Io ho sempre dato la precedenza all'upgrade in business class, ma sono mie scelte perché comunque quando viaggi tanto, viaggiare in business è un'altra cosa, comunque sono comodità, però chi vuole dice ok, io quel viaggio all'anno con i soldi che spendo con l'American Express per comprarmi questo, quello e quell'altro, mi pago il biglietto del volo la metà. Quindi questo è un esempio di quello che vi vado a spiegare con l'acquisto di questa guida. Allora, come si compra questa guida? Per chi sta guardando la diretta adesso e la guarderà nelle prossime 24 ore, mi potete scrivere in direct perché qua non penso di poter, come dire, mettere dei link, non lo so. Comunque mi scrivete in direct e mi mando il link per acquistarla. Costa davvero pochissimo e vi cambia completamente la concezione del viaggio. Vi spiego veramente cose davvero utili. E mentre poi dopo sotto il video di YouTube, nella descrizione, lascerò direttamente il link così chi vuole la può acquistare direttamente. No, niente, scusate, mi ero un attimo persa nei miei pensieri dei ricordi dei viaggi, scusate. Arriviamo al regalo, perché vi avevo annunciato prima che in questa diretta vi avrei dato un regalo. Benissimo. Allora, un problema che mi sono trovata spesso ad affrontare all'estero, e vi assicuro che mi è successo a New York, mi è successo a Hong Kong, mi è successo a Zanzibar, mi è successo in altri posti, è che si arriva sul posto e per un motivo, per un altro o per un altro, le carte di credito che si hanno non funzionano.
c'è stato un problema, o la banca non l'aveva attivato per tutto il mondo, o questo, o non c'è il circuito, insomma. A Zanzibar addirittura, però questo si parla di 11 anni fa, le cose erano comunque un po' diverse, ma siamo dovuti addirittura arrivare a farceli prestare dalla gente che era in villaggio con noi, perché non c'era verso, non ci è andata neanche una delle carte che avevamo, ne avevamo quattro, niente, non andava, non si riusciva a prelevare. Quindi un problema reale quando si viaggia è essere attrezzati per poter prelevare senza problemi, non dover correre nel rischio di non riuscire ad avere soldi, perché non si può restare senza soldi quando si è all'estero. Quindi, che cosa risolve questo problema enorme, perché vi assicuro che è enorme? Hype. Hype è un conto corrente online completamente gratuito, vi arriva gratuitamente la carta di debito a casa, non ha commissioni sul prelievo in tutto il mondo in valuta euro, non ha costi per il bonifico, non ha costi di apertura, non ha costi di gestione, è veramente fantastica. Aprite il conto velocissimamente in online, anche qui chi lo vuole aprire dopo mi scrive, vi mando il link. Vi consiglio di affiancarla al vostro conto corrente, poi se comunque vi trovate bene e volete tenere solo quello lo potete fare, però è comunque, questa vi dà la sicurezza sempre totale per l'estero, quindi o tenete tutte e due o tenete questa. Perché vi dico scrivetemi che vi mando il link, perché quel link che vi mando vi regalano 10 euro che sono subito disponibili sul conto dopo uno o due giorni. Quindi vi attivate questo meraviglioso conto che vi risolverà un sacco di problemi. Io da quando ce l'ho, allora, questa ancora adesso effettivamente non l'ho usata, però ho chiesto a tantissime persone che ce l'hanno e mi hanno detto che non hanno mai avuto problemi, quindi io da quando ce l'ho mi sento serena e tranquilla, perché è un circuito che va in tutto il mondo e in più appunto con l'iscrizione vi arrivano questi 10 euro, mi sembrava una cosa carina da farvi, un altro problema da risolvere assolutamente. Poi dopodiché voi ci potete mettere su i soldi che volete, ve la portate dietro e state sempre belli tranquilli. Ovviamente è una carta normalissima, quindi anche qua si può usare, si può prelevare, si può pagare, si può usare online, si può fare tutto quello che si vuole. Però la cosa carina insomma è che oltre a non avere costi, a differenza di qualsiasi altro conto corrente bancario, vi regala anche 10 euro. Quindi basta, scrivetemi in direct per avere questo link, o se no sempre sotto YouTube ve lo lascio. E che dire? Niente, questo è quello che vi volevo dire, poi ovviamente andrete bene nel dettaglio leggendo la guida e basta. Adesso pensiamo a quali saranno i nostri prossimi viaggi, non so se voi avete già in mente una meta in cui andare, che sognate, un posto che sognate di visitare, non lo so se ci state pensando o non ci state pensando. Adesso se volete qualcuno, se mi vuole raccontare qualcuno velocemente, ciao Hotel Adriana è un carinissimo hotel a Nova Razze, ricordami che è a Celle Ligure, dove sono andata 2 anni fa forse. Mamma mia, anche la Liguria quanto mi manca, non vedo l'ora di tornarci. Comunque sia, niente, appunto, fatemi sapere, raccontatemi, tanto poi dopo ci sentiamo sempre anche in direct, dove vorreste andare, che cosa sognate di fare. Io sogno di andare in tanti posti, vabbè, ma questo lo sapete, non è una novità. E per concludere vi vorrei far vedere una cosa che adesso vedo se scotta ancora, perché l'ho sfornato da poco. Ho fatto una cosa che secondo me è venuta buonissima, che è un plum cake ai fagiolini, e adesso ve lo faccio vedere, aspettate, no, non brucia, vediamo se riesco a farvelo vedere, guardate che meraviglia, cioè secondo me deve essere buonissimo, lo vedete? E quindi niente, questa sarà la cena e vi farò sapere com'è, mi sa che farò anche la ricetta perché ho fatto il video mentre la preparavo. La mangerò stasera, ma secondo me per gli ingredienti che ci sono, perché c'è comunque farina di riso, fagiolini, uova, è anche perfetta a colazione. Quindi la mattina un bel tè verde, due fettine di quel plum cake e alla grande. Sono molto molto orgogliosa perché secondo me è venuto buonissimo, bello, mi piace. E quindi niente ragazze, questo era quanto sui viaggi.
Io spero che voi davvero non perdiate la speranza di poter tornare a viaggiare, anzi, sarebbe davvero ottimo. Perché ho parlato di questo video in questo momento? Perché secondo me adesso c'è il tempo per organizzarsi, per fare tutto quello che vi dico di fare nella guida, in modo tale che quando riprenderà il tutto voi siate già belli, preparati, carichi e pronti a partire avendo risparmiato. Non so dirvi se prenotare adesso possa convenire oppure no. Sicuramente per fine anno penso di sì, perché non penso che a fine anno saremo ancora in queste condizioni, quindi un viaggio di dicembre dovrei provare a vedere un attimino che prezzi ci sono, cosa c'è, cosa non c'è. Però, insomma, l'importante è organizzarsi. Quindi questa guida vi salverà veramente. Avete modo di studiarvela bene, di organizzarvi, di farvi tutte le cose che vi dico e sono sicura che ne sarete contentissime. Basta, questo è quanto. Ci vediamo, penso, anche domani. Vediamo se mi viene in mente qualche altra idea di qualche video da fare. Voi intanto scrivetemi sempre se volete qualche argomento in particolare. E basta. Vi mando un abbraccio. Al prossimo video. Non so come si spegne.